Allora, io credo che siamo live. Da un secondo, sì, Ottimo. eccoci qua. Anzitutto, Eccoci. ciao. E ti Ciao. chiedo come stai? Sembra aggressivo? Io si dice bene compatibilmente in questo periodo. Nella reclusione si sta bene. Allora, siamo qui oggi perché volevo parlare di educazione, sì, con te che sei una docente di Ladispoli, giusto? Con gli Assolutamente. adolescenti, che classe... Ho il biennio ragioneria geometra che ora si chiamano AFM CAT. Ah, ok, quindi io volevo parlare con te del fatto di una frase che dice parliamo di come stanno i ragazzi e non di che voto dobbiamo dargli, che non è una frase mia, è la frase di un maestro, di un uomo, di un padre, che si è definito disgustato. Dopo le ultime informazioni che sono uscite con l'ultimo decreto in cui si è parlato di tutta la prospettiva che ci sarà da qui ai prossimi mesi, però secondo lui pecca perché manca dei veri bisogni dei ragazzi. Cioè di un aspetto fondamentale che secondo lui è trascurato, è quello emozionale. Tu cosa ne pensi? Perché tu sei a contatto con i ragazzi, non hai mai smesso di esserci a contatto. No, no, io sono in stracontatto in questo senso perché io dopo aver attivato la didattica a distanza attraverso una piattaforma che è Zoom, comunissima, con cui li incontro quotidianamente, sono in contatto con loro anche via WhatsApp e via email e devo dire che è un rapporto che ormai travalica in tutti i modi, in tutte le forme, quello che è il rapporto, diciamo, docente-alunno. Solo che non ritengo che sia un eccesso di comunicazione, ritengo che sia una comunicazione adeguata al periodo, cioè non si possono in un periodo di distanziamento chiedere ulteriori distanze, cioè io credo che sia già troppa questa. Infatti io pensavo al fatto che i ragazzi comunque si trovano, come tutti noi, poi d'altronde di fronte a una situazione nuova, anomala, e questa la stanno vivendo senza gli amici, senza un supporto, senza un contatto umano, perché comunque dipende poi in quale contesto una persona vive, non solo, i genitori non sono l'unico punto di riferimento, anzi a volte nell'adolescenza c'è proprio un rifiuto di questo confronto. Quindi sono completamente soli e il rapporto con l'insegnante in qualche maniera era appunto, rimaneva l'unico punto valvola di sfogo e di aiuto, di richiesta d'aiuto. Tu hai queste richieste, cioè ti chiedono al di là della didattica, un consiglio? Chiedono tanto la presenza, consigli continuamente, la presenza tanto, ma anche una presenza, diciamo, in qualche modo, come posso dire, in forma di rassicurazione, per esempio, che però non riguarda mai, loro non si aprono mai rispetto alle loro sensazioni spontaneamente, durante la videolezione, però è proprio come se fosse un costante bisogno di interfacciarsi, no? E di avere rassicurazione. Per quello dicevo prima, non è troppo il fatto che loro mi chiedano alle 10 se va bene quello che mi hanno mandato, se lo devono inviare nuovamente. È un rapporto che va a colmare appunto la distanza che si è fatta. Poi mi viene di pensare anche una cosa rispetto alla solitudine che vivono gli adolescenti in questo momento. Loro la vivono anche perché non sentono di avere quasi il diritto di dire quello che sentono e quello che pensano, perché sono in quella terra di mezzo, no? Che prima della giovinezza, per cui aprirsi e lamentarsi è una vergogna, tanto più farlo con mamma e papà o fratello e sorella. Può Per dipendere cui anche. No, scusa, scusa. no, no, volevo solo dirti che poi in realtà è per questo che, per esempio, per quanto mi riguarda, sto improntando un tipo di didattica quasi diaristica, come a dire, non solo sei autorizzato a raccontarmi come stai, ma te lo sto proprio chiedendo io. Beh, questo è bellissimo, anche perché mi viene in mente, proprio per il fatto, tornando al discorso di quel maestro che ha pubblicato quello sfogo, non essendo non solo presi in considerazione perché non si nominano i bambini, gli adolescenti in questi decreti, quindi nessuno chiede loro come stanno, cosa ne pensano, come vedono e cosa farebbero in questa emergenza, perché come per dire il loro parere non conta, non è soltanto un fatto economico. Vero. Quindi magari non è che non si sentono autorizzati o non sanno a chi dirlo, non sono No, autorizzati a appunto, non parlare. si sono autorizzati nel Sono senso che il autorizzati a ragazzo a parlare. 15 anni, se tu gli chiedi come stai, si intimidisce quasi per dire come vuoi che stia o perché dovrei dirtelo. Cioè devi rompere una piccola resistenza iniziale, in realtà non vedono l'ora di farlo poi, nel momento in cui tu fornisci loro lo strumento. E li vedo un po' spiazzati perché io invece tutte le volte che li incontro la prima cosa che chiedo di solito è buongiorno, come state? Voglio dire come state vivendo, come vi sentite? Sono molto molto intimiditi.
È verissimo quello che dici tu, che loro non sono stati, sono i grandi innominati di questa situazione, invece sono in sofferenza enorme. Tra l'altro, questo è una cosa che ti tengo proprio, ma ce l'hanno chiesto quasi subito di tornare a scuola, hanno detto ci manca la scuola e ne hanno bisogno di fondo, sono come se fossero totalmente privi di direzione in questo momento. Solo che riproporre l'idea di una scuola dove si va, si fa lezione e si chiede il compito, si valuta e si chiude, è una follia in questo momento, cioè bisogna assolutamente riformulare il rapporto proprio che c'è con loro. Sì, no, lo credo anch'io, anche perché appunto mi viene in mente se siamo sicuri che non lasciamo indietro nessuno, perché poi in questa distanza, in questo distanziamento sociale, c'è chi vive una situazione tranquilla in casa, ma non è per tutti questo. Quindi, a maggior ragione per quelle persone che hanno dei disagi all'interno della propria abitazione, il confronto e l'uscire da casa era l'unico mezzo per poi poter evadere. Non ce l'hanno più un senso, uno scopo, perché non è aprire il libro in casa come quando uno fa il compito di pomeriggio, perché alla fine si traduce in quello. Il senso dell'andare a scuola, del prepararsi, del vestirsi, così come per noi adulti, che comunque ci manca un po' la terra da sotto i piedi, quando magari uno può andare in pensione, quando comunque si ritrova a casa senza volerlo. C'è proprio questo senso di come viene la giornata, non c'è più uno scopo, un senso. E in questo caso, a maggior ragione per chi ha queste necessità, la prova, secondo te, perché poi qui si va a fortuna. Sì, Nel senso, la fortuna di avere non solo una situazione tranquilla in casa, ma anche dall'altra parte un insegnante disponibile, perché io penso che tutti lo vogliano fare, ma non tutti hanno neanche gli strumenti, dipende anche dal rapporto che prima si è instaurato per dipende da poi arrivare. tante cose. Diciamo che in questo momento io mi rendo conto che le variabili sono veramente tante, troppe, direi. Allora, intanto volevo dire una cosa, questo ci tengo anche perché arrivi un po' come forma di, come si può dire, come segnale di fumo dalla scuola. Noi ce li siamo persi alcuni, noi di alcuni non sappiamo più. Cioè, il discorso è che è una situazione, diciamo, proprio grave da questo punto di vista, perché ragazzi che evidentemente non hanno mezzi, non sono stati più neanche raggiunti dalla scuola. Ora le scuole si attivano anche in questo senso, però secondo me ci vorrebbe una rete proprio da questo punto di vista, proprio sociale, istituzionale, perché noi abbiamo perso alcuni ragazzi. Quelli che noi abbiamo dalla nostra non li dobbiamo perdere, cioè dobbiamo creare una motivazione continua. Il discorso della fortuna, io penso che mai come in questo momento la fortuna sociale e personale, mi viene di dire, fa una differenza enorme, enorme, perché oltretutto i ragazzi che vengono a scuola, no, tu dici, ho 25 frequentanti normalmente, cosa serve loro per venire a scuola? Se stanno vicini le gambe, un mezzo pubblico, a questo punto invece anche possedere mezzi, spazi, posso dire anche un'altra cosa, spazi di cui non vergognarsi, luoghi di cui non È vergognarsi. quello, torniamo del cosa c'è dall'altra parte, perché poi qui si subentra anche un fatto di privacy, hanno cercato di mettere dei limiti anche a quelli che erano i mezzi più semplici per comunicare, guarda un WhatsApp, una videochiamata, però poi subentrano tutta la norma sulla privacy, che paradossalmente per dare un consenso su una pagina di Facebook uno non ci pensa, invece poi tutte queste Sì, io difficoltà credo. ci sono da quando diventa tutto istituzionale, e quindi questo è un altro ostacolo. Lo è, ci vuole intelligenza, un po' buon senso, come in tutte le cose bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte, perché per esempio io uso delle piattaforme scuola, no? Diciamo quello che è il diario giornaliero del professore, uso tutto perché tutto sia trasparente, no? Del mio lavoro, però il fatto per esempio che loro abbiano il mio contatto WhatsApp e che io contatti loro, è chiaro che sono quelle cose al limite, però siamo in emergenza, cioè non si può a un certo punto irrigidirsi, secondo me, per quanto mi riguarda, diciamo, su quelle che potrebbero essere in tempi di pace, mi viene di dire diktat, no, io non devo avere contatti, ma perché? Ma perché lo vedo la mattina, perché io l'alunno cui posso dire, vieni fuori che parliamo un attimino, ti vedo giù, ma io qui non lo posso fare se non rompo un pochino le righe.
Poi il discorso anche, diciamo, del fatto che dicevi tu, no, che loro si sentono anche un po' in questo senso dimenticati rispetto ai loro sentimenti. Ieri ne parlavo con la prof che fa la mia tutor, quest'anno sono in passaggio di ruolo, ho questa fortuna poi di avere una tutor molto intelligente, molto in gamba, e stavamo ed eravamo d'accordo su una cosa: ci mancano i loro occhi, perché noi quando siamo in classe li guardiamo negli occhi, il loro sguardo, che sia in quel momento comunichi, ansia, interesse, noia, rabbia, è tutto per un docente. Cioè il discorso, la didattica a distanza, infatti, a parer mio, può essere un supporto, no? Allora, non so, siamo anche qui, c'è questa un'emergenza più o meno grave, può essere pure un periodo che c'è stato un maltempo, no? Che ha fermato. Allora dice, non perdiamoci di vista, però non, la sostituzione. Non che diventi una prassi, perché molte No. volte sono anche favorevoli, cioè se a te dovessero chiedere diventa la modalità per svolgere il tuo lavoro, sì No, è o no? una Ma modalità che assolutamente non può sostituire, non è empatica, non mantiene il livello di scambio, non consente il riscontro immediato. Cioè io quando faccio lezione in una scuola, un ragazzo di 16 anni, ma mica sto all'università che mi metto sullo scranno, parlo per un'ora, la gente entra ed esce. Cioè io ho l'obbligo proprio di tener conto della mia utenza specifica, che non è le classi prime, ma è quella prima, in quell'ora di quel giorno. Cioè sono ragazzi e sono vivi, come dire, io non mi Sì, posso certo, no, infatti a prendere. parte di questo, io pensavo al fatto del distanziamento sociale, che questo adesso è un must del periodo, perché la comunicazione anche istituzionale è un po' cambiata, cioè ci porta verso considerare il distanziamento sociale quasi come uno stile di vita per il dopo, per la fase successiva, non in fase emergenziale, cioè ci sarà un'uscita di nuovo solo con il distanziamento sociale. Allora, mentre uno ricomincia a lavorare con i disabili, la mascherina, dei guanti, tutte le distanze, va bene, ma gli adolescenti, i bambini, che loro unica forma di contatto è la vicinanza, che non è che escono fuori da casa per altro se non per il contatto umano. Loro che fanno? Sono tagliati fuori. Mi veniva in mente le comitive, adesso sai, andiamo incontro all'estate, i primi amori. Che fanno la parte più bella della quella che noi più grandi abbiamo sempre detto, gli anni migliori della nostra vita, che loro ce l'hanno negati. Fa paura l'idea che questo possa essere uno stile di vita, perché secondo me va a minare proprio la possibilità di crescita armoniosa di un ragazzo, tanto più che il linguaggio umano, voglio dire, quello che si ha normalmente attraverso il contatto, io prima facevo riferimento agli occhi, ma mica sono solo quelli, è una mano stretta, è una carezza, è il momento in cui tu non vuoi parlare, ma c'è quando ti butti una spalla per piangere. Quello fa parte proprio della crescita, se noi, ma non nel rapporto, giustamente tu sottolineavi, da una parte c'è il rapporto col docente, che la spalla ce l'ha quasi sempre inzuppata, cioè sempre il momento in cui esce con il lacrimone, e che tra l'altro è un momento a volte anche molto, molto bello, molto profondo, nello scambio. A me è capitato di dare quest'anno un premio, ti ricordi? È stata una sorta di happening al ricordo, alla memoria, il dolore, gli affetti. Che insegni, Marina? Quanti Quanti? 8. Anni sono che insegni, che stai con i ragazzi? 18, tanti, Bella esperienza. ricca, articolata, che tra l'altro mi consente anche di vedere tanti cambiamenti, no? Adesso per esempio in classe noi facciamo la lotta con lo smartphone, no? Che loro tengono sempre acceso, tra l'altro veniamo ripresi, professori, inutile dirlo, e sfottuti. Posso dire una cosa, e qualche volta ci sta, ma io quando penso alle risate che si stanno facendo vedendomi in video in questi giorni, sono dalla loro, però diciamo che i ragazzi sono ragazzi in una cosa, sono ragazzi nella loro fragilità, nel loro bisogno appunto di contatto e nella crescita. Voglio dire che è un periodo che li vede continuamente in una forma diversa, no? Perché in fondo poi la crescita è questo, insomma, movimento, è crisi, però la crisi vuol dire cambiamento, eh? Quindi se noi non ci rendiamo conto di questo, di questa specificità dell'età dei nostri ragazzi, parliamo al vento di fondo, invece è importante. Il distanziamento sociale, secondo me, porterebbe dei danni irreversibili proprio nella formazione della personalità. Sì, perché non sono cose che poi puoi recuperare, ce l'hanno adesso questa età, e tra l'altro
mi veniva in mente proprio perché ultimamente si diceva sempre gli adolescenti senza valori, no? Ma noi che valori li stiamo trasmettendo in questo momento No, come ma non è vero, è messaggio? Perché sia a completamente. livello di comunicazione istituzionale, ma poi noi presi, anche noi adulti, comunque genitori che lavorano, sconvolti da questa che è un'emergenza che non ci aspettavamo, perché comunque ognuno ha le sue paure. Che valori stiamo trasmettendo nel caos, nel riorganizzarsi, nelle difficoltà economiche, neanche nelle difficoltà di stare, non solo per chi è solo in casa, ma appunto adesso stiamo parlando di famiglie numerose, con figli, anche la difficoltà dello stare H24 tutti insieme, che anche questa è una cosa insolita e che coglie alla sprovvista e non sempre in maniera positiva, no? È una tragedia, Perché mi chiedo, no? Allora, sia chi in casa non lavora, quindi si trova braccato in casa senza, con la perdita delle proprie abitudini e dopo un pochino a volte a reinventarsi, a ristrutturare casa, a rimetterla sotto sopra, insomma, le pulizie di Pasqua che. Ma c'è anche chi ci lavora in casa, ecco, tu sei un esempio dello smart working, che smart non è agile questo lavoro quando si sta in un ambiente domestico. No, non Tutti è agile perché insieme, come lo gestisci abbiamo. tu? Come lo gestisci? Allora, infatti io sono fortunata, prima si parlava di fortuna, ho degli spazi piuttosto ampi in casa, quindi casa grande, giardino, ho una mia stanza, anche se mia per modo di dire, perché le incursioni, cioè mentre te lavori e sei in classe, o come ieri con la mia dirigente, entra il figlio che ti dice: ma io non trovo il latte, voglio dire, è chiaro che così smart non è la situazione. Però al di là di questo, no, io quello che trovo forse l'aspetto peggiore del cosiddetto smart working, che veramente è proprio sbagliata come definizione, è che il lavoro che entra in casa sottrae troppo a quello che la casa rappresenta e deve rappresentare, cioè non posso continuamente dire andatevene da qua, questo non è il momento per parlare, cioè credo che una separazione netta aiuti anche chi lavora e chi sta con chi lavora a dividere gli spazi della propria giornata con e a concepire un momento in cui il lavoro non entra e non deve entrare Sì, nel perché si cerca di rapporto. mescolare il tutto, per molti, cioè, è nato per agevolare, essere più flessibile, ma in realtà questa flessibilità non la trovo così positiva, perché mette poi un po' in discussione i rapporti, perché non sempre si riesce a capire nel momento in cui uno sta lavorando il no, il rifiuto, perché in quel momento tu hai la persona che viene spontaneamente, ti vede, quindi pensa che sei disponibile, soprattutto un figlio, è sempre un continuo rifiuto. Quello è il continuo, perché non è il no sarebbe pure educativo, di vai di là, sto lavorando. Il problema è che se tu lavori a tutte le ore, perché lo smart working si porta a questo di fondo, che la riunione Adesso, vero? ma non Tu solo, tu vieni raggiunto continuamente, perché di fondo c'è, cioè, l'aberrazione anche da parte. Io sono in una scuola dove comunque lavoro serenamente, non c'è pressione, però voglio dire, pensiamo anche a questo. Tu nel momento in cui sei dentro casa ti dicono: guarda, oggi ti devo raggiungere alle 5 perché dobbiamo fare una videoconferenza, mica gli puoi dire no, non ci sono a casa, sei a casa, e certo. a No, disposizione. questo Questo giorni. per l'emergenza, ma comunque il lavoro che entra nella casa, secondo me, deve essere anche quella, solo un'opzione percorribile in dati momenti, in date situazioni. Non può sostituire il fatto di avere un luogo deputato e un rientro a casa che poi ti consenta anche di essere presente psicologicamente, umanamente. Diciamo allora che siamo vicini a tutti quelli che lavorano in casa in questo momento, soprattutto con i figli, piccoli e grandi che siano, perché le donne in questo momento stanno facendo una grande fatica e voglio ricordarlo e anche dirlo. E io però una domanda te la devo fare, in conclusione così, perché poi adesso va pure un po' di moda. Ma visto che ci si riprende soltanto fino a un certo punto, sai come va di moda adesso con il pigiama sotto, perché adesso ci si riprende tutti, oppure sei completamente vestita? Perché va di moda adesso, cioè chi si alza in piedi con il tutone, vogliamo saperlo, Allora, così chiudiamo con la privacy. Se hai il per quanto riguarda la tua domanda conclusiva, sotto la tuta ovviamente, per cui sono proprio una tipica lavoratrice smart. No, una cosa la volevo dire anche io prima di concludere. Non so a chi arriverà, però magari ci sarà un passaparola. Io mi scuso tanto di entrare nelle case, di entrarci così, cioè a volte veramente mi dispiace. Vorrei poter dire ai genitori: oggi una mamma è entrata durante una lezione perché aveva bisogno del figlio d'urgenza, non smetteva più di scusarsi. Mi dispiace, io volevo
devo dire, dispiace a me di essere entrata dentro casa tua. Sei meravigliosa. Con questo concludiamo così. Alla prossima puntata. Alla Buon prossima, ciao, lavoro, grazie mille, ciao Maria. Ciao. cara, ciao.